Allora, un'altra collaborazione è Laura Pausini, che però entra nel primo disco, nella tua... Laura Pausini, diciamo che è l'unica rappresentante femminile, a parte Dori, che la considero un outsider. E ho letto un'intervista che tu hai detto di avere una grande... con la Pausini cantate quello che le donne dicono, se non tanto ormai non lo sappiate. Sì, ne sapete molto molto più di me. No, dicevo, ma questa cosa mi ha colpito molto perché hai detto che hai grande ammirazione per lei e fa tutto quello che io non riesco a fare. Dunque, vedendo la tua carriera, tutto quello che hai fatto di fatto, e qui siamo anche a celebrarlo, diciamo, anche senza retorica, però senza, diciamo prima, mi domandavo cos'è che non riesci a fare e cosa pensi di non essere riuscita a fare? No, io le invidio molto, a parte che siamo diventate amiche dopo Amiche per l'Abruzzo, non ci siamo più lasciate, ci sentiamo spesso quando i nostri impegni naturalmente lo permettono. Io ammiro la sua, anche se musicalmente siamo così distanti, io quando l'ho vista dal vivo mi sono resa conto del perché si chiama Laura Pausini, bisogna vederla, la sua generosità, la sua genuinità, l'essere rimasta quello che era, anche con il contatto che ha con il pubblico che ha davanti. Io le invidio la sua determinazione, io l'ho invidiata perché io sono molto più pigra, se vuoi, sotto questo punto di vista. Lei ha imparato l'inglese, doveva imparare l'inglese, lei si è messa a studiare, si alzava la mattina alle 7 con la cartella, andava a imparare l'inglese, parla 3 lingue, è una ragazza che ha una forza di volontà, che io non ho mai avuto così come lei. L'ho vista alle prese con quell'iniziativa di Amiche per l'Abruzzo, ragazza, è riuscita a mettere insieme una cosa che forse nessuno al mondo era mai riuscito a fare. Lei ha racchiuso in una giornata tutte queste donne che cantavano riempendo lo stadio, è stata un'idea sua, l'ha voluta lei l'ha organizzata, lei l'ha portata avanti, lei l'ha realizzata, è stato uno dei DVD più venduti al mondo il nostro. E in quella festa straordinaria vedere tutta quella gente davanti a San Siro, mossi da un sentimento di solidarietà, ma quella festa meravigliosa in cui tutte queste donne cantavano, ecco, è da lì che ho cominciato ad ammirarla tanto, perché ha una forza quella donna che è ammirevole, ecco, al di là poi se può piacere o non può piacere quello che fa, quello che canta, ma io l'ammiro come proprio, come da donna a donna l'ammiro. La determinazione, sì. Questa cosa che... Bene. Allora, questi ora stai, diciamo, girando l'Italia, visto Torino, poi Firenze, per presentare, per fare quello che stiamo facendo qua, poi però canterai questo album con vestita, e solo questo va, cioè, anche senza audio, forse anche con il però sarà a Bologna, fra l'altro, comincerà Cascina, Pisa il 27 novembre, poi lo dico, sempre questo sapete, 30 novembre qui a Bologna. Chi ti aspetti di incontrare? Vediamo qui parte del tuo pubblico, ma in questo viaggio che farai facendo un po' il punto sulla tua carriera? Loro, cioè... Giustamente, no, poi si articolava la domanda, si articolava in un secondo punto. Sai, io sono stata con questo anche molto fortunata, cioè ho sempre, le mie tournée sono sempre state tournée di successo, nel senso che io sono anni che tocco legno, ferro, ho voluto sentire toccare, ma che non ho un teatro vuoto o comunque non completamente pieno, è a loro che devo la mia libertà, cioè se oggi sono... riesco a fare quello che voglio, se non sono imbrigliata nel pensiero oddio la radio non mi passa, oddio la televisione non ci vado, oddio questa canzone deve essere radiofonica altrimenti non passerà per le radio, io questa roba qui non me ne sono sempre fregata, ma me ne sono fregata grazie a loro, perché soltanto la loro presenza mi permette di avere questa libertà, mi sento forte anche delle mie battaglie, di dire quello che penso, perché lo devo, grazie a loro, sembra retorica, ma a Napoli si dice la faccia mia sotto i piedi vostri, ed è questo quello che sento. Io ora ho un nome evidenziato e ricordo che eravamo qua, magari anche molti di loro erano qua un anno fa,
fa, in cui hai presentato il tuo album tributo a Lucio Dalla. Siamo a Bologna e inevitabilmente il ricordo non lontano da casa sua. E ti volevo chiedere, visto appunto nella, nel secondo album c'è anche un tributo, fra l'altro non a caso l'unica canzone senza duetti, insomma sei solo tu che canti Il Parco della Luna, volevo richiederti cosa ha rappresentato Lucio Dalla nella tua carriera? Innanzitutto non poteva mancare, cioè in questo omaggio che ho voluto rendere a tutti loro la presenza di Lucio era obbligatoria. Per me Lucio è stato, cioè Lucio ha influenzato più di chiunque altro il mio modo di cantare, cioè quando lo sentivo cantare mi ritrovavo nel suo modo e ha influito il mio modo di cantare, perché lui questo rincorrere delle parole, questo pronunciarle a volte, sussurrarle, questo dare il peso a Lucio, era un grande cantante. Era un cantante straordinario, oltre il musicista che era, l'autore che era, aveva una capacità vocale di emozionare, di dare il peso alle parole, a quello che cantava, più di chiunque altro. E non credo di fare offesa a nessuno quando dico una cosa così. E il suo modo di cantare ha influito anche il mio. Ho imparato da lui che a volte le parole anche vanno anche, non dico buttate via, ma non enfatizzate. E io ho imparato molto, ecco, Lucio ci manca non soltanto, questo vuoto non si è riempito, anche penso che ogni anno che passa diventa sempre più, più pesante da sopportare, perché Lucio era uno di noi, cioè andare per Bologna con Lucio era, cioè, tutti lo salutavano, ciao Lucio, andava, sedeva, parlava con quello del ristorante, parlava con l'edicolante, cioè andare in giro, ma non solo qui, alle Tremiti era uguale. Lucio non si è mai sottratto, non ha fatto mai vita ritirata, Lucio stava in mezzo alla gente, con la gente parlava, è per questo che ci manca proprio come, come essere umano, al di là dell'artista e del buco che ha lasciato. Da un grandissimo del purtroppo passato, anche se presentissimo, insomma, oggi riascoltavo fra l'altro Cara quando hai cantato in piazza per il concerto, è molto, molto bello. E, i giovani, tu hai detto sempre in un'intervista che ho recuperato recente, insomma, che sembrano aggressivi i giovani di oggi, i noi giovani cantanti, sempre in competizione, poi tu le giustifichi anche dicendo comunque la loro vita è diversa anche da quella che avevo fatto io all'interno dell'ambiente musicale, e infatti ti volevo chiedere come l'hai visto cambiare il mondo musicale, sia in meglio, cioè solitamente si dice in peggio, no? Questa retorica cioè, anche legittima, ma sia in meglio che in peggio. Beh, innanzitutto il peggio è che non c'è più la canzone d'autore. Cioè, il peggio è che il linguaggio si è molto impoverito. Noi viviamo una crisi che non è solo una crisi economica, noi viviamo una crisi a parte etica, morale, ma anche culturale. Cioè, oggi, ecco, stare in un posto come questo, entrare in una libreria per molti è una perdita di tempo. Cioè, noi abbiamo avuto ministri della Repubblica che ci dicevano che con la cultura non si mangia, che c'era quell'altro che ha detto ma mangiatevi pane e Dante. Detto però in un paese come il nostro, cioè detto agli italiani una cosa come questa, è una bestemmia, è come bestemmiare Dio, è uguale, perché noi viviamo di arte, guarda se guardiamo intorno alla mia città, noi siamo la culla dell'arte, noi siamo in una questa strisciolina di terra, abbiamo la concentrazione d'arte più grande di tutto il pianeta. E siamo una nazione piccola così, come si fa a dire a un italiano ma il calcolo della cultura non si mangia? Ma questo vedi che si ripercuote sulla scuola pubblica, abbandonata, cioè che cosa, dove si vuole arrivare, cioè che cosa si vuole fare? E questo è normale che poi è difficile spiegare un giovane autore, un giovane musicista, un giovane cantante che si deve acculturare, che deve studiare, deve leggere, deve capire, e solo così può scrivere delle grandi canzoni.
Cioè non credo che una canzone come Giovanna d'Arco, io la porto sempre a paragone perché è una delle più belle canzoni che abbia mai cantato di Francesco De Gregori. Come si scrive una canzone così? Se non hai la dimestichezza, la cultura con la metafora, come fai a dire, a pensare, di immaginare una ragazza di 20 anni come Giovanna d'Arco al palo che pensa alla sua vita come un campo di grano non ancora attraversato? Cioè, sono cose che si scrivono perché c'è dietro una cultura. Questo sembra che oggi in Italia sia una perdita di tempo. Tant'è vero che i teatri chiudono, le librerie chiudono. Che vi devo dire? Siamo in un momento molto, molto buio. Ci sarà un risorgimento, io ne sono certa. La storia è ciclica, si ripetono. Non so se noi più vecchi lo vedremo, mi auguro, non lo so. Ma ci deve essere per forza, perché qui stiamo toccando proprio il fondo. E al di là di questo, della composizione delle canzoni, ritornando ai giovani cantanti che escono dai talent, sono a volte fastidiosamente sicuri di sé, a volte li vedi anche aggressivi, li vedi troppo, tra virgolette, come si dice, scafati, no? E dici, oh ragazzino, passa le penne, no? Però se poi ragioni e ci pensi, a me mi fanno un sacco di tenerezza. Perché questi ragazzi hanno una competizione, li mettono in una condizione di dover dimostrare tutto subito e lo devono fare al meglio perché l'anno prossimo non ci saranno più, ce ne sarà un altro che li avrà sostituiti. Per cui è anche questo un gioco, come dire, pericoloso, no? Un gioco cattivo. E allora tante volte li giustifico anche quando li vedo così, perché noi abbiamo avuto un'altra fortuna. Cioè noi della mia generazione, prima di arrivare ad essere famosi e conosciuti, abbiamo fatto 3-4 dischi di LP, non di 45 giri. C'era chi credeva in noi, chi investiva sulla nostra crescita. Perché è normale che io non sono la stessa di no, del 1968-72 quando stavo all'RCA, io oggi sono diversa. Ma mi hanno dato la possibilità di crescere, hanno pensato che io avessi del talento, non tutti, perché alcuni non l'hanno pensato. Io, per esempio, da una casa discografica mi sono vista arrivare a casa il contratto, cioè praticamente mi hanno cacciato, dicendomi tu non sei potabile. Cioè, se fosse stata in un'altra epoca, io avrei smesso di cantare. Se fosse successo adesso, chi me la dava un'altra possibilità? E invece c'è stata gente che, invece le case discografiche sono in affanno, non hanno più soldi, non hanno più tempo, non hanno più risorse per investire. E questi poverini si vedono buttati su questi palchi davanti a 5.000 persone, 10.000 persone, non sanno come muoversi, non sanno come fare, non lo sanno. Io lo vedo quando ci canto insieme, poverini, non lo sanno, non sanno che fare, perché non hanno l'esperienza che abbiamo avuto noi. Per questo mi dicono, tante volte storcono il naso, ma tu hai cantato con Deborah, tu... ma perché no? Perché no? Cioè, perché devo far pagare a loro una colpe non loro di un momento storico che come questo? Poi certo che alcuni rimarranno e alcuni no, ma questa è la selezione naturale, no? Diceva una canzone di Morandi, uno su mille ce la fa, ma questo è valso sempre, non è che vale solo ora o allora. C'è chi ha talento e chi, solo che è dura per loro, è molto dura, è molto più dura, per cui io le accolgo sempre con atteggiamento materno. Io do a loro quando loro mi chiedono di partecipare, perché poi anche questo è uno scambio alla pari, non c'è nessuna superiorità da parte mia, che loro, io offro a loro questo pubblico, che è un pubblico più adulto, è un pubblico più attento, è un pubblico più colto, è un pubblico più critico, e quando poi vedono magari Noemi che canta con Fiorella Mannoia si avvicinano e si incuriosiscono di capire chi è. Però anche lei mi dà il suo pubblico e mi permette di arrivare a ragazze magari come più piccole come loro, che magari a me non sarebbero mai arrivate, sono arrivate a me attraverso di loro, e attraverso me scoprono quello che è la musica italiana, che evidentemente no, forse eventualmente non avrebbero mai scoperto. Per cui è uno scambio alla pari, non c'è nessuna spocchia, nessuna superiorità. Io do a loro quello che è mio e loro danno a me quello che è loro. Faccio da parte, se ci sono domande dal pubblico.